3, 2, 1, go! Salve a tutti ragazzi, eccoci qui oggi con un nuovo video. Oggi andremo ad aprire questa pin collection di Gardevoir. Allora, come saprete bene, le pin sono sempre fortunatissime. Trovo sempre... mi è andata via la voce nel momento in cui stavo per finire la frase, perché comunque dicevo, sono sempre fortunatissimo in queste pin. Trovo sempre full art, shiny. Cioè, non ce la faccio più ragazzi, basta, per favore, stop alla fortuna su queste pin. Vi devo dire qual è lo score di queste pinne. Abbiamo tipo una full art su 25 pinne, credo, e il resto è tutte all reverse. Quindi ragazzi, questa qua non si apre, è un segno del destino. Non si apre. Ok, ce l'ho fatta ragazzi. Abbiamo one pack, giù, scatola, two pack, three pack. Questa non ci frega. Ok, abbiamo ragazzi questa bella spillina, ve la faccio vedere ragazzi, oggi ho mal di testa, non c'entra nulla mentre facevo vedere la spillina, però così volevo far sapere, non so perché ho questo tono un po' strano. Comunque mettiamo a fuoco, se no non si vede nulla. Ok, e allora ragazzi, qualche video fa, non ricordo quanti video fa, avevo indicato una jumbo qua sopra dicendo di indovinare quale jumbo fosse fra le mie jumbo. Oggi vi svelerò qual era questa carta jumbo, perché l'ho rimessa qui e ora ve la faccio vedere. Quindi chi ha indovinato la carta jumbo ha diritto a riscattare una carta codice che io regalerò su Instagram. Quindi ragazzi, già che ci state, se non siete ancora, se non mi seguite su Instagram, seguitemi, mi chiamo Leonardo Jim C, solo che Leonardo underscore Jim underscore, underscore sarebbe trattino basso, però volevo fare un po' professionale. Comunque va bene, seguitemi se ancora non mi seguite. E vabbè ragazzi, svegliamo la carta che è proprio, anzi no ragazzi, prima apriamo un pacchetto, vediamo se porta fortuna, se vi porta fortuna a voi. Andiamo con questo qua, dai ragazzi, andiamo con Xernas, una carta che vorrei trovare in Steam Siege, cioè in Vapori Accesi, sarebbe proprio lo Xernas, quello full art, perché io ho già i Veltal e vorrei trovare, attenzione ragazzi, la carta codice non guardatela, non fate furbi, togliamola. Ok, facciamo il trick a 3 e andiamo con Anoritz. Poi abbiamo Monferno, Fluffy, Mantine, Shellos, Meryl, Drifloon, Sidut. Sto registrando, sì, c'ho sempre sto, vabbè, insomma, attenzione, Clawitzer Break ragazzi, abbiamo trovato una break, molto bene. E poi abbiamo un be wild, mai un cacchio, mai che giro questa e poi trovo un'altra cosa, no, mai, va bene, però questo break ci sta tutto ragazzi. E poi mi mancava pure, se non sbaglio, quindi è la grandissima, mettiamo nella sleeve e continuiamo questa apertura che è iniziata molto bene. Finalmente ragazzi, in una pin sono riuscito a trovare una break, ragazzi questa è una cosa proprio, è un evento ragazzi, solo questo qua merita un like, io ve lo dico perché non trovo mai nulla. Quindi sono rimasti questi due pacchetti, Xerneas l'abbiamo appena aperto, quindi andiamo con i Veltal. Ovviamente abbiamo trovato già una break, non troverò null'altro. Null'altro non so se esiste come parola, però boh, ogni tanto dico quello che mi pare. Allora, facciamo... Guarda un po' che sto a fare, il macello. Allora, carta codice. E buttiamo la bustina. Poi facciamo il trick a 3. E andiamo con, ragazzi, ma è una full art, cacchio, voglio la full art. Abbiamo Klefki, Diuot, Trainer, Drifloon, Larvesta, Aipum, Yamma, Monkey, Joltik Reverse. Terzo pacchetto ragazzi, abbiamo questo qua con Xerneas. Ah raga, vi devo far vedere la carta jumbo questa qui. Allora ragazzi, ora vi dico tutto. E vabbè, già avevo detto all'inizio tutta la cosa della jumbo in quell'altro video che avevo. Vabbè, insomma, quindi la carta jumbo che era coperta nell'altro video, era proprio nell'altro video, non quello prima di questo, nel video in cui dicevo la jumbo quale fosse, è proprio, attenzione, Spam Zygarde EX. Quindi ragazzi, questa qui era la jumbo, quella coperta, la ricopro perché porta sfiga ragazzi questo Zygarde. E andiamo con, ah forse no, porta fortuna, vediamo, dai, facciamo un po' così. Così ragazzi, chi arriva a vedere qui il video senza sentire l'audio dice, Zygarde cosa c'entra? Così dovrà mettere l'audio, lo riguarda da capo e faccio un'altra visual. Bam. Scherzo ragazzi, eh. Nessuno guarda i miei video senza audio.
anche perché l'audio non c'è, cioè non si sente quello che dico. Comunque va bene, andiamo con il trick a tre, ragazzi. Qua troviamo tutto. Andiamo fiato, ragazzi. Adesso facciamo normale, trainer Nuzolf, trainer Oppip, Litwick, Miao, Ponita, Rufflet, Tangela Reverse. Ho notato un cazzo, va bene ragazzi. E intanto sento che stanno parlando di me, perché tipo nel corridoio di casa sento, ma Leonardo qualcosa, eh? Stanno parlando di me. Quindi ragazzi, concludo qua il video, perché forse mi stanno cercando, forse no, forse sì o forse no. L'importante è che voi lasciate un like e vi iscrivete, commentate con hashtag, se siete qua commentate con hashtag così oppure così, oppure così. Vabbè, l'importante è che ci abbiamo, va bene. Commentate con hashtag questo qua, Klauwitzer, ragazzi, questo nome è molto difficile, eh? Forse questa carta è tedesca, vediamo. The Defend, no no ragazzi, è inglese, comunque va bene, sembra più tedesca. The Klauwitzer, Klauwitzer, vabbè non so il tedesco, quindi non posso nemmeno far finta che sia tedesca questa carta, quindi niente. Like, subscribe, share e tutto quello che volete.